Ciao a tutti, amici di Horror Italia 24. Allora, come introdurre questo video? Assolutamente con sincerità. Qualche giorno fa mi era arrivata un'email da eBay che mi dava un codice sconto di 5 euro. E allora ho detto, sì, dai, approfittiamone. È parecchio tempo che non compro niente su eBay. Però che cosa si può comprare? Cosa posso sfruttare questi 5 euro di sconto? Un DVD? Sì, avevo molte idee. Un Blu-ray? Anche lì, imbarazzo della scelta. Una VHS? Visto che le colleziono ancora e che non mi si rendono molte. Sì, queste erano tutte possibili piste. Però alla fine ho detto, dai, può essere la volta buona che mi faccio forza e compro un poster di un film da attaccare, cioè una zona della mia camera in cui insomma ci voglio piazzare un poster e avevo un'idea in particolare da parecchio tempo legata ad un film che mi piace tantissimo. Ho detto proviamo a cercare su eBay se c'è sempre appunto un poster a buon prezzo in cui magari sfruttare questi 5 euro, che non sono niente, appunto, uno sconto minimo, però era un pretesto per fare questa mossa, ecco, che procrastinavo da un po'. E allora ho trovato questo poster, che andremo ad aprire insieme per vedere se manterrà l'aspettativa oppure no. Aspetta, bisogna dire un'altra cosa. Questo film, il poster, cioè il film presentato da questo poster mi piace tantissimo. C'è un però, non adoro troppo la locandina italiana. Ci sono alcune nazioni come gli Stati Uniti, come l'Australia, come la Serbia, come la Germania, come la Francia, come la Svezia, che secondo me hanno locandine molto molto più belle di questo film. Ce n'erano due o tre in particolare che mi piacevano molto e alla fine io ho deciso di optare, cioè di cercare la versione francese che mi piaceva più delle altre, anche l'americana e l'australiana se non sbaglio, però fortunato ho cercato e l'ho trovato, c'era e ho preso subito, cioè nel senso subito un acquisto fatto alle 23:58 quando appunto il codice sconto sarebbe evaporato a mezzanotte, forse non era questione dei 5 euro, ma questione di motivazione, non l'avrei più ripreso altrimenti. E allora, pacchetto che è arrivato oggi dalla Francia, andiamo a vedere insieme in che condizioni è questo poster. Questa locandina che probabilmente non avrete mai visto, perché di solito quando si parla di questo film si vede un'altra immagine del nostro mercato italiano. Posso dare qualche indizio? Magari mentre apro potete divertirvi a provare a indovinare. È un film non recente, ma nemmeno vecchissimo, diciamo. È degli anni 90. È un film degli anni 90 in cui sono coinvolti come registi, sceneggiatori, ispiratori, molti nomi parecchio, 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 parecchio importanti della scena horror. Quindi è un progetto, diciamo, di squadra, un film antologico, che in Italia ha un titolo, all'estero ne ha un altro, in Francia ne ha un altro ancora. È un film che, nonostante molti non lo sappiano, ha a che fare anche con una serie TV molto bella, in Italia scomparsa per indegni motivi, di cui vi parlerò sicuramente presto. Idee? Vi è venuto in mente qualcosa? Io nel frattempo, ragazzi, vado di spacchettamento. Allora, ho scelto, o meglio, vediamo se così è, la versione del poster, quella gigante. Mi sembra 120 cm per 160 cm. Questo perché qualche anno fa ho comprato, mi sembra su Amazon, una cornice
delle dimensioni praticamente di quelle che sono le cornici d'esposizione dei poster nei cinema. Avete presente i poster quelli di dimensione grande che sono appesi alle pareti dei cinema in apposite cornici? Beh, ne ho trovata una qualche anno fa su eBay, no, su Amazon, e ogni tanto appunto cerco di accaparrarmi qualche poster di quelle dimensioni per cambiarlo comunque, per girare un po', anche perché un pochino uno magari si annoia. No, è vero, non è che mi annoio, però diciamo che i poster precedenti all'interno di questa cornice non erano, diciamo, così significativi per me come potrà essere questo. Allora, mi è venuto in mente nel frattempo il titolo? Oh cavolo! Oh cavolo, questo è molto 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 curioso. Perché sarà che è degli anni 90, mettiamola così, sarà che è degli anni 90, ma la carta è molto spessa, meno lucida, e poi si vede che è vissuto, ecco, perché probabilmente questo poster viene da un cinema che ai tempi l'ha affisso così, così immagino. Allora, come fare? È gigantesco, è quasi impossibile mostrarlo. Allora, ragazzi, sto improvvisando, poi sarà impossibile richiuderlo, ne sono già consapevole. Ma questo è solo un quarto, questo è solo un quarto ed è già enorme. No, è molto più grande di quanto mi immaginassi. Un disastro. Io ci provo, però non è facile. Allora, vediamo. Oh cavolo, però è bellissimo. Bellissima. Sono già super soddisfatto. Come forse, aspetta, non voglio piegarlo male. Avevo sottovalutato le dimensioni del poster, quindi la difficoltà tecnica di questo video. Comunque, ci provo. Questo che cos'è? Questo è il poster francese dei delitti del gatto nero, col titolo appunto francese Dark Side, The Cons de la Nuit. Con il gargoyle che mi ha dato veramente i brividi dalla prima visione. Scusate per come ve lo sto mostrando, non so nemmeno se ve lo sto mostrando bene, però insomma, questo è quanto. Non so se vi piace, non vi piace, però a me tantissimo e sono super soddisfatto. Sono un po' incasinato, però eccolo qui. Questo è il mio acquisto. Ho speso anche abbastanza poco, poi con i 5 euro ho speso veramente una sciocchezza con lo sconto e niente, ve l'ho detto che il film in Italia ha il nome I delitti del gatto nero. Un film antologico strepitoso. E ora qui sarà un grande disastro. Dovrò richiudere. Ok, ah, non andava bene. È andata bene. Allora, facilissimo. Allora, è stata una chiusura semplicissima, ma un'apertura impossibile. Che dire, niente, non so se vi piace, non vi piace. Mi piace un sacco questa versione del poster francese, perché c'è il gargoyle e quella, diciamo, alcune scene del segmento Lover's Vow, quindi la promessa degli amanti, veramente mi hanno dato i brividi, me lo ricordo benissimo. E poi mi piace un sacco come è stato realizzato esteticamente il gargoyle, proprio bellissimo secondo me quel segmento, tutto il film e in particolare alcune immagini. Ricordo anche la colonna sonora, veramente da brivido.
Niente, volevo solo rendervi partecipi di questa mia scelta di un'immagine che mi farà compagnia nella mia stanza, sempre che riesca a montare questa nella cornice, che sarà l'impresa più difficile. Forse per decenza non ve la documenterò, altrimenti finisce male. Comunque sia, non so se anche voi ragazzi avete dei poster, delle locandine nella vostra casa, nella vostra camera. Se ce l'avete, fatecele vedere, mandateci degli scatti, delle foto, siamo molto molto curiosi, e se volete li ripubblicheremo. Ovviamente diciamo, il mio progetto di risistemare alcuni angoli della casa e della camera non finisce qui, quindi sono già a caccia e sono fase di riflessione su altre idee, perché mi servono altre locandine e tattiche da piazzare in alcuni spazi. Quindi accetto anche i vostri consigli. Ma per oggi, con i delitti del gatto nero, ho riempito un pezzo non solo di parete, ma anche di cuore, che volevo da un po'.